potremmo aprire una parentesi sulla questione idrica. Qual è la situazione attuale? Io ho la disavventura di aver guardato i telegiornali di ieri. È una situazione complicatissima a livello nazionale. Voi sapete che il lago di Bracciano non fornirà più le acque per l'estinzione dei roghi. È una situazione critica, molto critica. Salerno Sistemi sta lavorando per tentare di ridurre al minimo i disagi dei cittadini, facendo un'opera di alternanza della distribuzione idrica, chiudendo le utenze da un'ora all'altra. Insomma, voglio dire, si lavora in stato d'emergenza. Dal punto di vista dei roghi, ho predisposto un'ordinanza che credo sia stata già emessa e pubblicata nell'albo pretorio e sui siti. Abbiamo fatto una serie di ordinanze ad personam ai singoli proprietari dei fondi. Ho dato disposizione ai vigili urbani di fare una verifica per la zona del castello, mi hanno dato notizie confortevoli da questo punto di vista. Domani convocherò una riunione della protezione civile perché il territorio venga ulteriormente presidiato, per quanto è immaginabile fare in costanza delle circostanze che ci affliggono. Contro l'imbecillità umana è difficile, francamente, lottare. Imbecilli e delinquenti. Grazie.